Abbiamo partecipato alla commissione immigrazione convocata per oggi da ANCI, durante la quale abbiamo condiviso le proposte predisposte dall'Assemblea, a tal punto da sostenerle e ritenerle essenziali come linee guida da sottoporre al governo per la gestione da parte delle nostre città. Lo dicono in una nota congiunta gli assessori al sociale di Vicenza, Matteo Tosetto, Luisa Ceni, Margherita Colonnello e Mirella Zambello. In un primo luogo dichiarano nel comunicato che si condivide la richiesta che sia lo Stato centrale a prendersi capo della gestione dei cosiddetti fuori quota, ovvero quei migranti provenienti dalla rotta balcanica che arrivano nel nostro territorio in modo irregolare e spontaneo e che quindi vengono accolti in strutture di accoglienza, un processo che con spirito di solidarietà abbiamo il compito di gestire, ma che ha delle ingenti ricadute economiche sui bilanci dei comuni. Mentre gli sbarchi a Lampedusa generano scalpore con pesanti ricadute sociali e sicurezza nei nostri territori. Riteniamo pienamente corretta la posizione dei comuni italiani nel richiedere di implementare il sistema di accoglienza e integrazione con ulteriori 5.000 posti, proprio in considerazione delle attuali presenze. È fondamentale che i comuni che già appartengono alla rete SAI siano esentati dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Resta tema, sottolineano i quattro assessori a nome delle rispettive amministrazioni comunali, di maggior criticità l'accoglienza dei minori non accompagnati.